Giuseppe Casti, 5 anni fa la vittoria al primo turno col 62,36% dei voti. In questi 5 anni nel centro-sinistra sono emersi evidenti problemi che hanno portato ad una divisione interna e lei oggi si ripropone candidato di una coalizione diversa rispetto ad allora, che ha aperto al centro. Come si è giunti a tutto ciò? Noi abbiamo lavorato moltissimo in questi 5 anni, un lavoro molte volte duro e difficile. Abbiamo avuto poche risorse a disposizione, ma abbiamo cercato faticosamente di mantenere un livello di servizi e di migliorarlo importante, rilanciare gli investimenti e trovato anche le modalità per ridurre l'imposizione fiscale, le tasse sull'asilo nido, sulla mensa scolastica, sulla tassa sui rifiuti. Ci proponiamo con una coalizione diversa, ampia, dove sono rappresentati i partiti tradizionali del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà, dove c'è una forza autonomista come il Partito dei Sardi e dove sono rappresentate due liste civiche importanti, Unione Cittadina, che è una lista di centro, di amici che con noi vogliono condividere un percorso amministrativo, e la lista civica Cittadini per Carbonia a Casti Sindaco. Secondo me è una coalizione importante, l'unica coalizione in grado di governare questa città in questo momento difficile. Quindi pensiamo che possa essere l'unica offerta politica che meriti il sostegno dei cittadini. È opinione diffusa che per l'attuazione di un organico programma amministrativo siano necessari 2 mandati, che poi sono anche il limite per un comune oltre 3.000 abitanti. E quali sono oggi le priorità programmatiche per il secondo mandato cui si candida Giuseppe Casti con la sua coalizione? C'è una novità importante: negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, si è andati a superare il patto di stabilità che stringeva le amministrazioni comunali, che non consentiva alle amministrazioni comunali di poter svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo. Il superamento del patto di stabilità ci consente un rilancio importante degli investimenti, perché l'amministrazione comunale di Carbonia ha un bilancio sano, ha delle risorse, ha delle idee, quindi un rilancio importantissimo degli investimenti nella nostra città, accompagnati un rilancio degli investimenti derivanti dal piano Sulcis, un mantenimento e un miglioramento dei servizi, abbiamo detto particolare attenzione alla scuola, ai servizi nei confronti delle fasce deboli, ai bambini, ai ragazzi e agli anziani. E naturalmente senza scordarci di tutto quello che ruota intorno alla cultura, al turismo e all'impiantistica sportiva. Pensiamo di avere idee, capacità per completare un programma nei prossimi 5 anni, anche con l'apporto di tantissime persone che credono in questo progetto e vogliono con noi condividere questo momento importante per la nostra città e il nostro territorio. Questa campagna elettorale si presenta con aspetti ovviamente innovativi proprio per le divisioni interne della sinistra. Ecco, mi sta pesando questa situazione, non è nuova peraltro, nella storia recente di Carbonia si è già vissuta. Nella storia di Carbonia ci sono stati altri momenti in cui la sinistra, il centro-sinistra si è diviso. Noi pensiamo che il centro-sinistra ufficiale, cioè noi, la nostra coalizione insieme alle liste civiche, e possa superare questo momento difficile per la nostra città e per il nostro territorio. Noi, lo ripeto, pensiamo di avere capacità, pensiamo di avere idee, pensiamo di avere un programma che si possa attuare nei prossimi 5 anni. Lasciamo perdere i sogni, lasciamo perdere le promesse che non sono realizzabili. Noi, essendo persone concrete e decise, pensiamo di avere una ricetta per poter, insieme a tutti i cittadini di Carbonia, provare a superare questo momento difficile. Noi vogliamo fare le cose insieme ai cittadini, alle cittadine, alle persone che con noi lavorano quotidianamente, a iniziare dalle tante associazioni di volontariato che con noi collaborano in maniera forte, alle società sportive, alle società culturali. Ecco, tutti insieme possiamo superare questo momento difficile. Io credo in un futuro per la nostra città, credo in un futuro nel nostro territorio, dove si riparta dall'industria ma si coltivi in maniera seria l'obiettivo del miglioramento del sistema culturale e turistico e le tante opportunità che il nostro territorio dà. Quindi credo in questo, i 5 anni successivi saranno 5 anni importanti. Quindi noi li vogliamo sfruttare appieno e vogliamo dimostrare di poter superare il momento difficile della nostra città.
Carboni a 5 anni fa, quando lei si candidò per la prima volta alla carica di sindaco, dopo una lunga esperienza da consigliere e da assessore, era capoluogo della provincia di Carboni Iglesias. In questi 5 anni il territorio ha perso la provincia, si va verso un'unione dei comuni. Ecco, un impegno in più comunque che cui sarà chiamato il futuro sindaco di Carbonia, perché Carbonia sarà chiamata a guidare questa unione dei comuni. Ci possono essere delle novità importanti nelle prossime ore, nei prossimi giorni anche. E noi facciamo parte integrante della provincia del sud Sardegna. Ecco, ci sono alcune interlocuzioni, si stanno facendo le opportune verifiche, ma anche all'interno della provincia del sud Sardegna Carbonia ricoprirà un ruolo di primissimo piano. E, oltre a quello, abbiamo fortemente voluto la rete urbana con Iglesias, un sistema di enti locali sovracomunale che Carbonia sarà chiamato a guidare. Ecco, quindi il sindaco di Carbonia, oltre a dover occuparsi dei problemi delle strade, delle scuole, degli asili nido della nostra città, dovrà essere il rappresentante di un territorio che ha bisogno di crescere, un territorio che ha bisogno fortemente di poter partecipare alla programmazione europea 2014-2020. Non ci possiamo improvvisare, non abbiamo tempo per poter fare tutta una serie di valutazioni, ma abbiamo assolutamente, dobbiamo avere la capacità in pochissimo tempo di proporci per arrivare ad attingere a dei finanziamenti europei molto importanti. Lei è anche presidente oggi del Consiglio delle Autonomie Locali, autonomie locali che soffrono molto perché la crisi generalizzata a livello regionale e soprattutto nazionale penalizza notevolmente gli enti locali e quindi anche il compito che attenderà la prossima amministrazione da questo punto di vista non sarà facile perché le risorse disponibili saranno sempre meno. Sento proposte irrealizzabili, le amministrazioni soffrono, le amministrazioni locali hanno subito, come ha detto il presidente dell'ANCI, un taglio negli ultimi anni pari a 18 miliardi di euro. Quindi si possono fare delle proposte che devono essere contestualizzate in un bilancio dell'ente locale. Ecco, noi pensiamo di avere delle proposte serie, delle proposte che devono basarsi sulle capacità economiche che l'amministrazione ha. In questi anni l'amministrazione ha sofferto per la decurtazione pesante dei trasferimenti e per il blocco totale derivante dal patto di stabilità. La prossima amministrazione, le prossime amministrazioni penso che abbiano qualche opportunità in più, soprattutto col superamento, come ho detto precedentemente, del patto di stabilità. Dobbiamo trovare delle risorse, le risorse non possono essere trovate all'interno del bilancio comunale, ma dobbiamo essere capaci di arrivare a trovare delle risorse sia in campo regionale, sia in campo nazionale, sia in campo europeo. Ecco, proprio per questo una delle nostre proposte su cui stiamo lavorando, su cui abbiamo già iniziato a lavorare negli anni precedenti, è di arrivare a un gruppo di lavoratori che si dedicano a tempo pieno per trovare delle risorse, per arrivare a trovare delle risorse da poter impiegare nel nostro territorio, nella nostra città. Un'ultima battuta, mancano pochi giorni alle elezioni, come vive questa vigilia Giuseppe Casti? Ma assolutamente in maniera tranquilla, i cittadini in Carbonia sicuramente sapranno decidere per il meglio. C'è chi ha dimostrato capacità amministrativa e serietà e si è dedicato al lavoro e c'è chi dall'altra parte continua a fare promesse totalmente irrealizzabili, ecco, che dove sono promesse che non hanno fondamento giuridico, come quello della riforma del codice degli appalti o altre cose, e poi non vorrei che la città tornasse indietro di 30 anni. Ecco, 30 anni sono passati, questa città è andata avanti, ci sono 25 anni di buona amministrazione, vorremmo continuare in quella direzione. Capacità amministrativa e trovare la soluzione ai tanti problemi che attanagliano la città e i suoi cittadini. Non sempre semplice, alcune volte non ci siamo riusciti, ma ci proponiamo soprattutto in continuità. Abbiamo una rete di servizi comunali importante, una rete di servizi a iniziare dai servizi sociali assolutamente di livello regionale. Su quella direzione vogliamo continuare a lavorare.